Io del 76 vengo dal Friuli, quindi ho visto le tendopoli dei terremotati, erano molto meglio, devo dire, di questa situazione. Quindi diciamo che un post terremoto viene in genere organizzato in maniera più dignitosa, quindi questa è una situazione, direi, al di là di ogni immaginazione. La peggiore delle immaginazioni non può ipotizzare un sistema giustizia ridotto in queste condizioni. Siamo arrivati a questa situazione a Bari, ma vi arriveremo anche da altre parti d'Italia, perché l'edilizia giudiziaria è stata completamente trascurata, però molto probabilmente il percorso da seguire è quello di una decretazione d'urgenza con la nomina di un commissario con poteri straordinari che possa, essendo detentore di tali poteri, bruciare tutte le tappe burocratiche che poi noi sappiamo, quando si tratta di immobili da destinare a qualche funzione pubblica, sono sempre molte. Quindi probabilmente questo è l'obiettivo, la proposta che faremo al nuovo ministro. Il commissario, se verrà accolta l'idea della decretazione d'urgenza con un commissario, le priorità per sempre nell'interesse dei cittadini sono sedi anche provvisorie che però rimangano in Bari.